verso la fine del Neolitico, per soddisfare i propri bisogni e smaltire le eccedenze, cioè quanto avanzava e non veniva consumato, gli abitanti delle città cominciarono a scambiarsi i prodotti. Contadini, pastori e pescatori, accumulavano cibo che cedevano in parte agli artigiani, e questi in cambio davano loro gli utensili e gli oggetti che avevano costruito nelle botteghe. Questo tipo di scambio senza l'uso del denaro, fu chiamato baratto, e rappresenta la prima forma di commercio. Il baratto si estese tra città e città, e col tempo, nacque una nuova figura, il mercante. Egli viaggiava per barattare le merci, diffondendo anche lo scambio di idee, usanze, e scoperte tra i popoli. Viaggiava su semplici imbarcazioni lungo i fiumi, o via terra sul dorso di animali. Fu l'invenzione della ruota che favorì gli scambi tra luoghi molto distanti. Un'altra invenzione straordinaria per la vita dell'uomo fu la scrittura. Con la nascita del commercio, divenne indispensabile inventare un sistema che permettesse di registrare le grosse quantità di merci. Si trattava di un gran numero di informazioni, che non potevano più essere ricordate a memoria come prima. Nel tempo il calcolo e la scrittura divennero sempre più fondamentali per comunicare con persone lontane. Annotare i prodotti che i mercanti scambiavano. Conoscere le regole da rispettare per vivere insieme. Attraverso i documenti scritti si ricostruisce gran parte del passato dell'umanità. Con l'invenzione della scrittura termina la preistoria e inizia la storia. Per calcolare le quantità l'uomo le contava con gettoni di argilla. Le registrava con segni o tacche su ossa di animali.